Presidente Lucio Fusaro, siamo sul campo di Monza, appena finita la partita, Milano si gode questa vittoria, un bel 3-1, un bel successo non solo per il derby ma anche per continuare in maniera positiva questo inizio di stagione che sta regalando importante soddisfazione alla squadra. Beh, certamente, quando vinci una partita e soprattutto un derby, la soddisfazione è maggiore di quando perdi. Questo sembra scontato, ma in realtà vincere soprattutto Monza non è mai facile. Abbiamo la soddisfazione, e questa è la cosa bella che mi piace ricordare, che per la prima volta nella storia da quando dirigo io, almeno per una notte, siamo primi in classifica. E quindi ci godiamo questa nottata. Poi vedremo domani come andranno le cose, poi vedremo mercoledì quando giocheremo con Vibo in casa, poi andremo a giocare con Modena domenica prossima. Quindi il campionato è partito bene, bene. Quello che mi preoccupa un pochino, come sempre, è l'attenzione che tutti devono mettere a far sì che sia il campionato, che lo sport, ma tutto il resto possa funzionare bene e ripartire con entusiasmo, perché noi non possiamo perdere l'entusiasmo dei ragazzi. A proposito di entusiasmo, a proposito di ripartenza, ieri c'è stata una bellissima iniziativa che ha visto coinvolta l'Allianz Powerball di Milano con il CSI in piazza Città di Lombardia, un record di palleggi consecutivi. È stata un'emozione bellissima, Presidente, non solo per la gioia dei ragazzi ma proprio per l'idea di questa ripartenza. Che significa ripartire? Che significa ripartire da record? Che significa ripartire con questo entusiasmo? Allora, cominciamo a dire che ieri è stata una giornata magnifica, turbata da un ventone e da un acquazzone che era sceso, però con la Regione Lombardia, che è il terzo attore, se non il più importante, di quella giornata che abbiamo passato ieri, abbiamo potuto mettere nel campo, un campo di pallavolo, nel piazzale della Regione Lombardia, abbiamo fatto una partita di bambini. In realtà non era una partita, era un bagherone, come si dice adesso, 100 bambini di qua, 100 e di là, si passavano la palla e giocavano e tentavano di battere un record della provincia, della città di Alessandria, che aveva fatto credo 151 bagher e tocchi consecutivi. Dopo circa un'oretta di errori che ci stavano, perché le bambine erano fantastiche, quindi qualcuna bene bene bene, poi boom, la palla andava in tribuna, poi andava, ecco, bene. Dopo un po' di tempo c'è stato un intervento magnifico, perché sono arrivati i nostri tre giganti che si sono prestati, Matteo Piano, Luca Basic e Mar, che hanno fatto una partita fantastica fra l'altro oggi, si sono prestati a dire: beh, ci siamo anche noi. E quindi la cosa ha fatto sì che prendesse un po' più di tecnica. Quando la palla andava verso fuori, davano un colpetto, la rimandavano dentro e la palla tornava in campo. Il record è stato straordinario, ma soprattutto straordinario il concetto. Il CSI ha portato una valanga di bambini, di squadre, di società. La Regione Lombardia ha messo quello, noi abbiamo messo solo i tre giocatori, e il risultato è stato dare entusiasmo a tutti questi bambini, a queste persone, a questi ragazzi, a queste società, che la vita continua. A me hanno chiesto un intervento ieri, io ho detto solo questo, ho detto: ragazzi, questo è un momento complicatissimo, però faccio un excursus. I nostri nonni sono usciti dalla guerra mondiale, Milano era distrutta, l'Italia era distrutta, l'hanno ricostruita e ci hanno messo nelle condizioni di essere quello che siamo adesso. Noi per fortuna non siamo nella stessa condizione, non siamo distrutti, non mangiamo pane e cipolle, non siamo vestiti di stracci, ma siamo uno dei paesi più ricchi del mondo. Prendiamo coscienza di questa cosa e ricordiamoci che tutto quello che noi faremo adesso, soprattutto la scuola, soprattutto lo sport, soprattutto l'entusiasmo, soprattutto il mondo del lavoro. Ecco, bisogna ricordarsi che non ti aspettare qualcosa che caschi dal cielo. Ricordi dei tuoi nonni cosa hanno fatto e devi farlo anche tu. Questo è quello che io dico ai miei collaboratori, ne ho raccontato con alcuni miei agenti, ne ho parlato con alcuni, perché questo è il concetto. Tu non puoi pensare che fai questa cosa aspettando che arrivi qualcuno a risolverti il problema. Tocca a te. Quello che farai oggi te lo troverai nel futuro. Presidente, è bellissimo per un presidente di una società sportiva sapere che lo sport può trasmettere questi messaggi fantastici. Ma certamente, lo sport ci prova, è una delle componenti che noi abbiamo. Noi in questo momento stiamo parlando di sport, ma dobbiamo parlare soprattutto di un concetto che è i valori che sono in campo. I valori che sono in campo sono il futuro delle nostre gioventù, il futuro dei nostri ragazzi, e partono dalla scuola, partono
dal mondo del lavoro che in questo momento è piegato in due e poi lo sport può contribuire a creare un entusiasmo, a creare. Oggi c'erano qua delle bellissime persone, massimo consentito 700, penso che ci saranno state 700 persone sparse un po', ed erano entusiaste di questa partita, forse siccome eravamo a Monza magari un po' meno del risultato, ma questo ci sta, non è importante. Quello che è importante è che i valori che passa lo sport sono fondamentali per qualsiasi associazione, perché non c'è niente, e qualsiasi città, per qualsiasi organizzazione, perché non c'è niente di meglio come lo sport per creare valori, creare persone, creare quelle cose che durano nella vita. Questo è un po' il concetto che io voglio fare. E l'ho ribadito molte volte, lo ridico, non c'è come lo sport per un'associazione sportiva, una squadra di calcio, una squadra di basket, una squadra di volley, per far sì che si presidino quelle periferie disastrate che tutte le città del mondo hanno. E quindi io credo che questo sia una cosa che i nostri governanti non possono dimenticare. Ricordatevi che lo sport, fatto con le mascherine, fatto col distanziamento sociale, fatto con la logica che hanno avuto oggi, tutti i giocatori, sia i nostri che quelli di Monza, sono in una bolla, fanno i tamponi ogni settimana, sono controllati, si controllano. Insomma, fatte con le dovute accortezze, io credo che lo sport sia uno dei fattori più importanti che esistono.